Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi è il 14 febbraio, quindi che giorno è? È il giorno di San Valentino e io che sono un'inguaribile romantica ho pensato di fare un tag sull'amore. Io in realtà sono andata a cercare se c'era un tag già pronto, però l'unico che ho trovato è quello che io avevo già fatto mesi fa. Uno dei primi video che avevo fatto era appunto questo video tag dedicato all'amore, quindi avevo già risposto a quelle domande. Se non l'avete visto, magari ve lo lascio linkato nelle schede così potete andare a vederlo. Poi ce n'era uno proprio dedicato a San Valentino, ma devo essere sincera, non mi aveva entusiasmato tanto, quindi insomma, siccome non ne ho trovato uno che mi convincesse, ho pensato di idearlo io e quindi ho tirato giù una serie di domande dedicate all'amore e oggi appunto vi propongo questo video tag che ho intitolato in modo molto semplice Io e l'amore e partiamo subito con la prima domanda. In questo momento stai vivendo una storia d'amore? Se sì, dove vi siete conosciuti e da quanto tempo state insieme? Io sì, sto vivendo una storia d'amore, che è una storia d'amore lunga una vita, perché stiamo insieme da 20 anni e l'ho conosciuto praticamente, diciamo, sui banchi di scuola, nel senso che lui è il fratello di una mia ex compagna delle scuole superiori. Sono andata un pomeriggio a studiare a casa sua e ho conosciuto suo fratello. Non è stato un colpo di fulmine, nel senso che io l'ho subito, da subito trovato carino, però comunque non ci siamo messi insieme subito. Siamo stati amici per un po' di tempo, per un po' di anni in realtà, e poi ci siamo messi insieme molto tempo dopo, quindi insomma la storia più o meno è questa. Seconda domanda, che cosa ti piace fare al primo appuntamento? Il mio primo appuntamento, come vi dicevo, risale a 20 anni fa, quindi, oddio, mi ricordo che eravamo andati al bowling, il nostro primo appuntamento era stato quello, considerate che erano gli anni 90, stiamo parlando del 1997. Quindi insomma le cose che si facevano a quei tempi erano quelle, o si andava a mangiare una pizza, o si andava al bowling, o si andava al cinema, insomma, o si andava in discoteca, più o meno erano quelle cose lì e noi siamo andati al bowling. Diciamo che così in senso generale, se devo pensare a un mio eventuale primo appuntamento oggi, che sono una donna adulta, forse mi piacerebbe andare in uno di quei ristoranti un po' particolari, con le candele accese, vista mare o comunque insomma in un luogo suggestivo e particolare e sicuramente trascorrere una serata romantica, perché io sono romantica. Se poi mi regala i fiori sono ancora più contenta. Terza domanda, qual è la prima cosa che noti nell'altra persona? Io noto solitamente gli occhi, sono proprio la prima cosa, e i denti. Se ha i denti curati, bianchi, ben tenuti, solitamente mi fa una buona impressione, almeno dal punto di vista dell'aspetto fisico, perché poi è ovvio che la prima impressione positiva o meno non si basa certo su queste due caratteristiche. Però se parliamo di una cosa che riguarda l'aspetto fisico, sicuramente gli occhi e i denti. Quarta domanda, sei romantica o romantico? Sì, sono un'inguaribile romantica. Io ragazzi sono romantica, non c'è niente da fare. A me piace il romanticismo, mi piace essere romantica, mi piace quando il mio uomo è romantico con me e sono fortunata perché lui è molto romantico, quindi sono felicissima. Cosa pensi delle coppie che si scambiano continuamente effusioni? A me non danno nessun fastidio, penso che se si scambiano continuamente effusioni, evidentemente sono innamorati e sono presi una dell'altro e quindi buon per loro, cioè sono contenta io se qualcuno, anziché stare a litigare, a scannarsi, a dirsi di tutto tutto il tempo, si bacia e si abbraccia tutto il tempo. Secondo me la manifestazione dell'amore e dell'affettività è sempre una cosa che mi piace e non mi dà assolutamente fastidio. Anzi, vi dirò di più, quando a scambiarsi effusioni, magari per strada capita di vedere qualcuno che si scambia effusioni, quando non sono ragazzi giovani, ma sono magari persone un po' più in là con l'età, mi fanno ancora più tenerezza, quindi mi suscitano ancora di più una sensazione piacevole. Quindi, insomma, sono cose che non mi danno fastidio assolutamente. Qual è, secondo te, la cosa più importante in una relazione?
La cosa più importante, secondo me, è saper comunicare in un modo efficace. Quindi, anche quando si litiga, saperlo fare in un modo costruttivo e non in un modo distruttivo. Quindi, riuscire, anziché insultarsi, dirsi di tutto e offendersi, ma riuscire a sollevare i punti essenziali del problema, cercare di discuterne insieme, di parlarne insieme, di accogliere i sentimenti dell'altra persona senza giudicarla, senza ridicolizzarla e far sentire comunque l'altra persona accettata, ascoltata, capita. Anche quando ci sono delle situazioni un po' complicate, secondo me bisogna sempre provare a fare così. Io ho sempre fatto così e ho una relazione che va avanti da 20 anni, quindi vuol dire che forse un pochino ha funzionato. Almeno per me è stato così. Prossima domanda: che cosa non sopporti in un uomo o in una donna? Rispondete come volete. Io non sopporto la gelosia possessiva, tutti quegli uomini che controllano le loro donne, che non le lasciano uscire, che non le permettono di truccarsi, di mettersi la gonna, controllano il cellulare continuamente. Tutte queste cose veramente da gelosia possessiva, quasi patologica. A me proprio dà l'allergia, non la sopporto. Per fortuna mio compagno non è così, altrimenti non avrei potuto assolutamente starci insieme. Poi io vi dico anche la verità: se il mio compagno mi seguisse, controllasse il mio cellulare, controllasse la mia posta, non troverebbe niente, proprio niente. Quindi alla fine si annoierebbe talmente tanto che smetterebbe di guardarlo. Il cellulare, la posta, insomma, smetterebbe di seguirmi perché io ho una vita molto molto tranquilla, non ho amanti, non ho situazioni particolari, quindi alla fine potrebbe anche controllarmi perché non ho nulla da nascondere, però devo dire la verità, mi darebbe comunque fastidio sentirmi così costantemente controllata. Per fortuna però non è il mio caso. Prossima domanda: qual è stata la tua storia più lunga? Quella attuale, perché 20 anni è la mia storia più lunga. La tua storia più corta? La mia storia più corta risale a quando avevo 16 anni, quindi ero proprio una ragazzina, e ho avuto questa brevissima storia che è durata mezza giornata con un ragazzo che avevo conosciuto al Luna Park che avevano messo nella mia città in occasione delle festività natalizie. Quindi, insomma, in quel periodo dell'anno con le mie amiche, che saluto se per caso stanno guardando questo video, andavo spesso, insomma, al Luna Park e stavamo lì, insomma, cercavamo di socializzare, anche perché ai nostri tempi non esisteva WhatsApp, non esistevano i social, non esisteva internet, quindi dovevamo per forza andare di persona e socializzare di persona. Avevo conosciuto questo ragazzo e ci eravamo, diciamo, messi insieme, tra virgolette, insomma, avevamo avuto questa piccola avventura della durata di mezza giornata in questo luogo pubblico con un sacco di gente che andava avanti e indietro, il rumore delle giostre, quindi non era assolutamente una situazione intima e romantica. Però insomma è andata così e poi non ci siamo mai più visti e mai più sentiti, quindi quella è stata la mia storia più corta. Ultima domanda: cosa vorresti dire a chi non crede nell'amore? E se sei tu a non credere nell'amore, spiega perché non ci credi. Dunque, io credo nell'amore, anche perché se ho ideato questo video tag è perché ci credo, e a tutti quelli che non credono nell'amore vorrei dire che hanno tutta il mio rispetto e la mia comprensione, perché se non credono nell'amore significa che sono stati feriti. Hanno sicuramente dei motivi validi per cui non credere nell'amore. Però a queste persone voglio dire che l'amore non è soltanto l'amore di coppia, quindi l'essere innamorati di qualcuno, avere una relazione con qualcuno. L'amore è anche quello che si può provare per la propria madre, per i propri parenti, per i propri amici, per i propri figli, e soprattutto l'amore più importante della nostra vita è quello che noi proviamo per noi stessi. C'era una frase famosa, non mi ricordo di chi, che diceva: ama te stesso perché sei la persona con la quale passerai il resto della vita. Quindi anche chi non crede nell'amore verso gli altri, io spero che riesca a credere sempre nell'amore verso se stesso, perché la persona più importante della nostra vita siamo noi stessi. Grazie
Detto questo, con le pillole di saggezza mi fermo. Vi invito a fare questo tag se ve la sentite, se vi va, se vi è piaciuto. Mettete un like se il video è stato apprezzato. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.